cosa abbiamo appena perso? Una città reale, la sede dell'impero d'Oriente, il caposaldo del popolo greco, povera fede cristiana, che eri un tempo tanto estesa e che ora vieni tanto forzata e fiaccata. È grande il regno dei mongoli e dei turchi al di qua del Bosforo e quello di Saraceni in Spagna. Piccolo il territorio che protegge sulla terra il nome di Cristo. Abbiamo assistito alla sconfitta dei greci, i bizantini. Aspettiamo ora il declino dei latini, cristiani. La casa del vicino è bruciata e ora la nostra è in attesa del fuoco. Chi c'è ancora fra noi i turchi? Soltanto un po' di terra, un po' di mare resta a dividerci da loro. Sulla nostra testa pende la sciabola turca e nel frattempo ci perdiamo in guerre civili, lasciando che i nemici della croce arrivino alle nostre porte. Chi parla? Era Enel Silvio Piccolomini, il vescovo di Siena, che divenne Papa Pio II dal 1458. E si riferisce, ovviamente, alla caduta dell'impero bizantino e alla minaccia dell'impero ottomano. Vediamo cos'è questo impero ottomano. Nella prima metà del XIII secolo, alcune tribù musulmane originarie dell'Asia centrale erano fuggite verso occidente perché erano oppresse dall'avanzata dei mongoli e si stabilirono in Asia Minore, cioè il posto dove si risiede l'attuale Turchia. Lì si fusero con i turchi selgiuchidi. Intorno al 1290 il loro capo Osman I si fece proclamare sultano del popolo ottomano, che prese il nome proprio da lui e cominciò ad avanzare conquistando tutti i territori, danneggiando l'impero bizantino. Col tempo i turchi ottomani occuparono parte della penisola balcanica, dalla Grecia fino alla Bulgaria. Alla metà del XV secolo, approfittando del grave periodo di crisi che stava attraversando l'impero d'Oriente, gli ottomani decisero di conquistare la città di Costantinopoli, che cadde dopo un lungo e durissimo assedio il 29 maggio del 1453. La città venne rinominata Istanbul e divenne la nuova capitale dell'impero ottomano. Così il millenario impero bizantino aveva lasciato il posto ad una nuova potenza che negli anni successivi si espanderà in tantissime direzioni, a nord verso l'Europa, minacciando anche le coste italiane, a est verso la penisola arabica e a sud verso l'Egitto. Ovviamente ci furono varie cause di questa rapida e vittoriosa espansione dell'impero ottomano. Le principali erano tre: l'importanza della figura del sultano, la superiorità militare e inoltre le motivazioni religiose. Affrontiamole con ordine. Per quel che riguarda il sultano, lui era allo stesso tempo un capo politico, un capo religioso e un capo militare e contava su funzionari fedeli ed efficienti come il Gran Visir, una specie di primo ministro, e i Pascià, che erano gli amministratori delle varie province. Inoltre, per quel che riguarda la superiorità militare, l'esercito ottomano era forte, molto ben guidato, era composto da ottimi reparti di cavalleria leggera, cioè cavalieri senza armatura, che affiancavano la fanteria, i soldati a piedi, i cui reparti più guerriti erano costituiti da cristiani convertiti all'Islam, i giannizzeri. Come terzo punto fu la spinta religiosa. Infatti gli ottomani combattevano per diffondere l'Islam e convertire al loro credo tutti coloro che chiamavano infedeli. Al tempo stesso l'avanzata del popolo ottomano fu favorita dalla debolezza dell'Occidente e dell'impero bizantino. Se vi ricordate, l'imperatore germanico non aveva più il potere di un tempo ed era legato solo ed esclusivamente agli interessi dell'area germanica, quindi non aveva tempo per badare ad altro. Il Papa
dal canto suo, aveva perso l'autorevolezza morale e spirituale e quindi non era nella condizione di poter organizzare nuove crociate per aiutare i cristiani d'Oriente. Nella penisola balcanica i regni e i grandi principati erano molto deboli ed erano spesso in guerra fra loro, quindi non erano in grado di allearsi per poter fermare l'avanzata del popolo ottomano. Infine i bizantini erano in totale declino e controllavano ormai un piccolo territorio intorno alla capitale Costantinopoli. Per questo furono sconfitti così facilmente. Mentre l'impero ottomano stava avanzando, a est abbiamo una popolazione chiamata Mongoli. Il loro capo più importante era Genghis Khan, che alla sua morte divise il suo vastissimo impero, che si erano espansi anche verso occidente, e dovevano suddiviso il loro impero in quattro canati. Il canato era un territorio governato da un Khan, cioè da un principe di quella popolazione. E in occidente avevano fondato il Canato dell'Orda d'Oro, che andava dalle steppe del Caucaso fino al Principato di Kiev. Era uno dei canati mongoli più estesi. Aveva un territorio ricco di vie fluviali che erano utilizzate per il commercio. I mongoli avevano affidato alla nobiltà locale la gestione dei traffici commerciali. In cambio, questi avrebbero dovuto dar loro dei grossi tributi. Con il tempo, tra questi nobili si affermarono i principi di Mosca, che divennero i maggiori punti di riferimento del Khan, a tal punto che nel 1328, segnatevi tutte le date sulla cronologia, ottennero di spostare da Kiev a Mosca la sede della Chiesa russa, cioè quella di rito ortodosso come era quella bizantina. Nel corso del XV secolo, approfittando della maggior debolezza che aumentava via più nel canato, il principe Ivan III, il Grande, fondò il Granducato di Mosca, uno stato potente di ispirazione bizantina, attenzione, non mongola, bizantina. La città di Costantinopoli, considerata da sempre per il suo prestigio secondo a Roma, era appena caduta in mano ai turchi. Vi ricordate il 29 maggio del 1453, anche questa segnatevela. Ivan III, che era un cristiano ortodosso, si considerò quindi il legittimo erede dell'impero bizantino e si proclamò zar di tutta la Russia, proclamando la città di Mosca la terza Roma. Zar in lingua russa significa imperatore. Il termine deriva dal latino Caesar, con cui i romani chiamavano gli imperatori. Infatti è la riduzione delle ultime tre lettere, zar, che è diventato zar. Così nacque il Granducato di Mosca nell'Europa dell'Est.